Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao, ciao a Ma, tutti. ciao Matteo, nuovo appuntamento con Handball Mania. Quest'oggi incentrata sul massimo campionato maschile, la Serie A Beretta, maschile, femminile e anche ampio spazio ai mondiali che insomma tutti gli appassionati e non soltanto stanno avendo modo di seguire attraverso Sky Sport. Parleremo dunque dei mondiali, ma apertura dedicata soprattutto al massimo campionato, fermo il calendario, no? Si sta approfittando di questa fase, Matteo, per mettere dentro un po' di recuperi delle tante partite non Per disputate. riportare un po' il calendario alla pari rispetto a quelle che erano state appunto le tante partite non giocate, nello scorso fine settimana si sono giocate partite piuttosto interessanti. In modo particolare c'era l'attesissima sfida tra il Bolzano ed il Conversano che intanto ha segnato una piccola involuzione da un punto di vista del gioco di tutte e due le squadre. Non è stata una bella partita, però soprattutto ha vinto il Conversano e ha vinto molto Questo bene. avendo come riferimento la La finale finale di di Supercoppa, Supercoppa, ovvio. indubbiamente sì, era finita ai tiri dai 7 metri, partita di un livello molto alto a mio avviso, giocata su grandi ritmi e invece ha vinto il Conversano, come dicevamo, ha vinto con uno scarto molto netto, le squadre erano nell'ultimo quarto d'ora, sono arrivate in parità, 21-21 e poi ha vinto la squadra del grande ex di Demis Radovcic che abbiamo ascoltato al termine della gara, ascoltiamo. Un passo indietro rispetto alla Supercoppa da parte di tutte e due le squadre, forse sul piano del gioco. Sì, innanzitutto passare a Bolzano è sempre bello, qui ho lasciato tanti amici, tante persone a cui voglio bene, quindi io sono stato benissimo, 5 anni abbiamo fatto cose bellissime. E per quanto riguarda la partita, penso che c'era da aspettarsi un passo indietro, perché la prima, dopo una sosta di un mesetto con 2 settimane di allenamento, non c'era da aspettarsi una grandissima partita. Noi abbiamo giocato un po' meglio, abbiamo avuto questo strappo finale, però è stata una partita equilibrata, il risultato è bugiardo, non dice la verità, diciamo noi gli ultimi 5 minuti abbiamo preso il largo, però è stata una partita molto dura. Comunque un campionato adesso non potete più nascondervi voi, Sassari, siete tra le squadre favorite. Ma sì, ogni partita è difficile, noi abbiamo rischiato tante volte in casa e ci è andata bene spesso, oggi ci è andata bene che loro hanno avuto un crollo negli ultimi minuti. Sassari è forte, Bolzano è forte, Siena è forte, noi siamo forti e lo dimostriamo. Ogni settimana cambia la classifica, quindi sì, c'è da stare lì e vedere cosa succede. Più si va avanti, poi più andiamo avanti, poi magari guarderemo più avanti la classifica. Ed allora, classifica che vede al momento il Conversano al comando, ma ripetiamo, insomma, ci sono ancora tante, troppe partite da recuperare per avere un'idea chiara. Un'idea chiara però dopo il confronto diretto tra Conversano e Bolzano, un po' tutti immaginano di averla fatta, perché insomma il Conversano ormai non si nasconde più, è in lotta per il titolo italiano, il Bolzano, e anche questa non è una novità assoluta, sta segnando comunque una stagione tra troppi alti e bassi, Sì, Matteo. e come abbiamo ricordato in tante occasioni, in una stagione senza playoff gli alti e bassi sono fatali, non c'è più poi la possibilità di rifarsi, quindi probabilmente in questo momento, mai come era accaduto negli anni scorsi, il Bolzano è indietro e rischia di pagare poi alla distanza questo scarto, questo divario. È già tempo di parlare di passaggio di consegne, punto interrogativo, rivolgiamo e poniamo la domanda al nostro ospite di oggi, Francesco Ancona, il tecnico della Questapone Junior Fasano. Ciao Francesco, la domanda semplice semplice, Ciao a giusto tutti. per insomma scaldarti in questa tua ospitata. Intanto grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi e saluto tutti. Sì, è un momento importante della stagione dove il Conversano sicuramente ha dato quell'allungo in più. Però penso che un po' per la particolarità di questa stagione, un po' per l'equilibrio che regna appunto in questo campionato, penso che sia ancora molto lunga. Ovvio che ci sono delle squadre che possono giocarsela e che dovranno essere brave a non perdere punti, perché ogni punto perso potrebbe essere determinante per la vittoria finale. In modo particolare, venendo al Fasano, qualche punto l'avete perso voi nella corsa alla Coppa Italia contro Fondi, sempre nei recuperi che si sono giocati nel fine settimana scorso. A questo punto diventa assolutamente fondamentale la partita contro Pressano, che è una squadra molto in forma perché viene da 2 vittorie consecutive importanti, soprattutto la penultima in extremis contro il Cassano Magnago in casa. Sì, abbiamo avuto purtroppo non,
È stata una partita da dimenticare, la pausa non ha giovato al Fasano, però siamo tutti consapevoli che di quello che, più che altro di quello che non abbiamo fatto, e quindi sabato ci giocheremo tutto, poi vedremo un po' che cosa succederà, però vogliamo assolutamente giocarci le ultime chance per entrare appunto in questa finale. Ecco, tra poco ritorneremo sulla Pressano, relativamente al confronto che ha visto il Pressano vittorioso sul Fondi, uno dei confronti disputati proprio di recente, uno dei recuperi disputati di recente. Ma volevo chiedere, Francesco, guardando la classifica, soprattutto la parte alta, troviamo Sassari, troviamo Siena, non troviamo Fasano che dall'anno passato ha avviato già così un progetto di ringiovanimento del roster. Bolzano ha tardato, Conversano che invece mantiene insomma una posizione al vertice. È il nuovo che avanza, cioè stiamo assistendo anche dal punto di vista degli equilibri nazionali ad un ricambio. Sì, il Conversano è un po' di anni che è lì. Il Bolzano, l'hai detto tu prima, sicuramente quest'anno è un anno un po' particolare per loro, hanno cambiato tanto, un anno di transizione, ci può anche stare dopo tanti anni di successi. Però ci sono queste nuove realtà, Sassari e Siena, che stanno sicuramente cercando di dire la loro, con il solito Pressano e Cassano Magnago, anche loro sono ormai in pianta stabile nei primi posti, e credo che soprattutto il Pressano se la giocherà fino alla fine. Pressano reduce da una vittoria importante, dicevi prima Matteo, vittoria al fotofinish con il Cassano, vittoria più larga invece ottenuta contro il Fondi. Più netta nella partita di lunedì, quella contro il Cassano Magnago è molto importante per due motivi. Intanto perché dà fiducia al Pressano, perché l'ha qualificata direttamente alla Final Eight di Coppa Italia in maniera aritmetica e perché dall'altro canto ci ha dato l'ennesima conferma che non è una stagione brillantissima per il Cassano Magnago di College, che sta facendo fatica a confermare quello che aveva dimostrato negli anni scorsi. Dopo la partita con il Fondi, invece, che si è giocata lunedì, ha parlato Gabriele Sontacchi, che è uno dei giocatori che è un po' nell'ombra, ma è uno dei giovani che nella squadra di Alessandro Fusina si sta facendo largo. Ascoltiamo. Sì, sicuramente abbiamo iniziato bene, erano punti importanti sia per la qualificazione della Coppa Italia che per la classifica, ma soprattutto per il morale, dopo che abbiamo perso comunque un giocatore importante. Siamo riusciti a svoltarle e speriamo di continuare così. Adesso ci sarà Fasano, poi una lunga serie di partite con in mezzo la Coppa Italia. Cosa ti aspetti dalla tua stagione, dalla stagione della squadra e queste partite molto importanti? Ma sicuramente dalla mia stagione spero sempre di migliorare e di andare ad un livello superiore. Per la squadra speriamo sempre nel punto di arrivare nella vetta, però per raggiungere quell'obiettivo bisogna lavorare sodo, sodo, sodo. E mentre la regia ci propone in sovraimpressione la classifica aggiornata dopo gli ultimi recuperi effettuati, ecco, vorrei chiedere a Francesco Ancona, proprio relativamente alla tua Junior Fasano, a che punto è il processo di ringiovanimento del tuo roster e soprattutto di crescita del gruppo che, insomma, ha radicalmente cambiato pelle nelle ultime due stagioni. È una stagione importante, è iniziata male, però c'era da aspettarselo, però come abbiamo dimostrato nella seconda parte del girone di andata, la squadra è in crescita, ormai ha acquisito La una... pausa non è che abbia fatto molto bene, no? Al tuo No, gruppo. la pausa non ha fatto bene, però fino alla pausa sono veramente... stato soddisfatto appunto di questa squadra, di come è cresciuta nel corso di partita dopo partita. E, secondo me, abbiamo iniziato ad avere una nostra identità di squadra. L'abbiamo dimostrato contro squadre della no, diciamo, che lottano come noi, almeno inizialmente, per la parte bassa della classifica, però allo stesso tempo siamo riusciti a fare risultati con Bressanone, con Cassano. Con Merano stesso, ricordiamoci ottime, ottime prestazioni sia in casa sia fuori casa, e quindi penso che siamo sulla strada giusta. Questo è l'anno determinante per noi, che ci farà fare sicuramente il salto di qualità, però
per poi ripartire nella prossima stagione con un'ossatura pronta per fare una, per, appunto per avere una base di alto livello. Ecco, una domanda successiva, Francesco, scusa se ti interrompo, è proprio sugli step successivi, quindi do continuità al tuo discorso, perché voi siete tra le pochissime squadre che proprio in queste settimane ha ufficializzato una serie di rinnovi, su tutti quello di Jarlstam, in questi giorni è arrivato anche quello di Angiolini, ma su tutti quello di Jarlstam, sul quale credo ci fossero gli occhi di mezzo campionato di Serie A e immagino non soltanto. Ma abbiamo... appunto ho trovato questo cercato e seguito da un po' di anni questo giocatore svedese che ritenevamo fosse idoneo al nostro progetto. Ovvio che non ce la siamo sentita di fare subito un accordo pluriennale perché volevamo capire anche lui come si ambientasse appunto per la prima volta in un paese straniero, dopo aver verificato che appunto è il giocatore giusto e lui ha dato anche l'ok per questo progetto, abbiamo deciso subito di rinnovare con lui, ma così come appunto hai anticipato abbiamo soprattutto voluto rinnovare con tutti i nostri giovani, la maggior parte dei nostri ragazzi, perché è giusto avere un'idea precisa di quello che vuole essere il nostro progetto, e avendo appunto la sicurezza di almeno per 2-3 anni di poter contare su un determinato gruppo, è più facile progettare e programmare il futuro. Appunto, programmazione, è una programmazione diversa, però sta riscuotendo tantissimo entusiasmo anche la programmazione che Sky Sport sta offrendo relativamente ai mondiali in corso di svolgimento in Egitto. Ora siamo nella seconda fase, Matteo, emessi già i primi verdetti? Sì, diciamo che la prima fase è stata per scaldare un po' i motori, perché c'erano 32 squadre, era la prima volta nella storia che si presentavano 32 squadre al via. Adesso ne restano 24, quindi sono ancora comunque tante nella fase del main round, che prevede 4 gironi da 6 squadre ciascuno. Ci si porta dietro i punti fatti nel corso della prima fase contro le dirette avversarie, quindi per ora sono andate via solo le squadre che ci aspettavamo andassero via, per la verità. In grafica possiamo vedere anche quella che è la classifica di partenza del main round, che, lo ricordo, si è aperto ieri. Molto bene anche per quanto riguarda fortunatamente il seguito su Sky Sport. Eravamo partiti con una programmazione di 10 partite, poi sono diventate 11, adesso sono diventate 12, nella grafica successiva c'è richiesta, nella grafica successiva possiamo anche fare il punto su quelle che saranno le partite che seguiremo a partire da domani. Ieri abbiamo seguito la gara tra la Svizzera e l'Islanda, ecco la grafica con domani Svizzera-Portogallo alle 15:30, poi Germania-Brasile in prima serata, sono 3 prime serate consecutive, sabato, domenica e lunedì, Francia-Portogallo e Danimarca-Croazia. Il finale è veramente col botto su Sky Sport Arena, perché Danimarca-Croazia è davvero un anticipo di quello che ci sarà poi nelle fasi successive. E a proposito di Danimarca e Croazia, una notizia che insomma sicuramente credo farà molto piacere a tutti gli appassionati, perché si profila un derby, volendo insomma in qualche modo contaminare anche il calcio, in casa Milan tra Mario Mandzukic, che tutti quanti sappiamo essere un grandissimo appassionato di pallamano, e Simon Kjær, danese, croato, Mandzukic. Insomma, Mandzukic ha già postato qualche foto sul suo profilo Instagram, prontamente poi ripreso dalla testata Handball Time, che lo ritrae appunto mentre comodamente disteso in poltrona osserva la partita d'esordio dei mondiali della sua Croazia, i cowboy croati contro il Giappone. Ecco, è importante, no, Francesco, che il grande pubblico stia scoprendo la pallamano, insomma, è davvero musica per le nostre orecchie. Ma assolutamente, io penso che Sky, questa piattaforma che comunque è per il grande pubblico, così come hai detto, grande pubblico non spesso appassionato di pallamano, possa vedere tra i vari programmi e scoprire questo sport. Io personalmente ho avuto occasione in queste settimane di essere contattato da più di una persona che è estremamente contenta di questi eventi, che ha seguito queste partite e ha cominciato un po' a commentare questo sport. E questa è una cosa piacevole, perché
quando noi diciamo, avevamo la possibilità, abbiamo ancora ora la possibilità di vedere sui nostri canali le partite, ok, siamo sempre noi che vediamo il nostro sport, appunto ce lo vediamo e ce lo commentiamo. In questo caso apriamo sicuramente ad altre persone, ad altro pubblico, e questo non può che far bene a tutto il nostro movimento. La tua favorita per i mondiali, Francesco? Ma io sono sempre un pro Norvegia, ho avuto un po' di difficoltà all'inizio, però io penso che la Norvegia sia pronta per vincere, anche se non sarà facile, però diciamo che io tifo Norvegia. In maniera chiara. Tra le 24 superstiti non c'è più il Congo, e questa è una notizia. Non per la qualità offerta dal Congo in quanto Che team. pure non è stata male, bisogna dire. Ma sì, soprattutto per la notizia che ha fatto il giro del mondo, vediamola anche qui con l'aiuto di una grafica, che è quella che ha riguardato Gauthier Mumbi, il pivot della Consacrato da formazione Shaquille O'Neal. consacrato da Shaquille O'Neal, esatto, perché è un pivot dai dati ufficiali 110 kg. Qualcuno ha scritto 137, ma importa poco, perché poi alla fine effettivamente lo stiamo vedendo dalle immagini, una mole difficile da spostare nella pallamano e nella pallamano attuale, nella pallamano moderna dove si gioca tantissimo. E invece questo giocatore, che gioca tra l'altro nella quarta lega francese ed è cresciuto nell'Accademia del Créteil, è un ragazzo che è stato in grado di fare 4 su 4 all'Argentina e va bene, ma 4 su 5 alla Danimarca, MVP nella partita contro il Bahrain. Insomma, il Congo è stato eliminato, ma sicuramente lui è la notizia di questi campionati mondiali per il momento. Giusto pensare anche a lui, in un'ottica mercato, Francesco. Ma è comunque un piacere vedere queste situazioni che accadono un po' in tutti gli sport. Ricordiamoci anche nell'atletica delle situazioni del genere che son capitate alle Olimpiadi e ai Mondiali. È sempre bello vedere queste situazioni. Certo, però questo è un ragazzo che comunque, appunto, come hai detto, gioca in Francia, sicuramente non in un campionato di altissimo livello, però è un ragazzo che, appunto, in una nazionale come il Congo è riuscito a mettersi in mostra, e questo non può che far piacere un po' a tutti, soprattutto per far capire che lo sport avvicina tutti e che tutti possono fare sport e tutti possono raggiungere qualunque obiettivo. Io non mi meraviglierei però se l'anno prossimo campionato Mumbi faccia parte di un roster Chissà. di prima scelta. Comunque, grazie Francesco, grazie per essere stato in nostra compagnia, per aver parlato e ragionato di pallamano insieme a noi, è sempre un piacere farlo. Grazie a voi, un saluto a tutti. Bocca al lupo Francesco Ancona, ricordiamo prossimo impegno, gara importante, no? Lo sottolineava anche Francesco Ancona, tra Junior Fasano, Acquesapone e il Bressano, perché in ballo non c'è soltanto l'entrata del Fasano nelle fantastiche otto che poi si disputeranno la Coppa Italia, ma anche il posizionamento del Bressano. Assolutamente sì, perché poi alla fine è vero, noi siamo curiosi di sapere quali saranno le otto, ma Però poi è ci sono anche importante gli anche la incroci griglia. delle otto che Esatto. sono ancora più fondamentali, poi a partire dal 12 febbraio quando si scenderà in campo per i quarti di finale. Quindi in tutto questo rientrano in realtà tutti gli incroci poi delle formazioni. Ricordo anche che Bolzano deve andare a Sassari e anche lì sono incroci dolorosi, potenzialmente dolorosi. Incroci invece quasi ultimati nella Serie A Beretta femminile in previsione della Final Six di Coppa Italia, ma ne parleremo subito dopo alcuni comunicati commerciali.
Ed allora, seconda parte di Handball Mania, dopo aver esaminato con attenzione tutto quello che sta accadendo in Serie A Beretta maschile e ai mondiali in corso di svolgimento in Egitto, rivolgiamo la nostra attenzione alla Serie A Beretta femminile, dove registriamo un sostanziale equilibrio al vertice tra le tre grandi del massimo campionato. Matteo. E principalmente c'è da dire che Oderzo, sfruttando il turno forzato di riposo di Salerno, non è stato di riposo perché Salerno giocava, lo ricordiamo, nella European Cup a Zagabria, ha approfittato dei 120 minuti di cui disponeva tra giornata regolare e recuperi per agganciare in vetta proprio la IOMI Salerno in servizio. Temi del giorno, il primo posto in coabitazione, ma soprattutto la lotta per la Final Six ancora accesa, sia nei posti da assegnare con Erice, Mestrino e Ferrara ancora in ballo, sia nelle posizioni. È ancora in alto mare la composizione del tabellone che definirà i quarti di finale del 12 e le semifinali del 13 febbraio. In chiave Coppa Italia conta il successo di Oderzo a spese del Pontina nel recupero di lunedì scorso, meno quello di Malo nel derby veneto sul campo di Pontinia. Non contano invece, perché già parte del girone di ritorno della regular season, i match della 16ª giornata in programma nel prossimo fine settimana. Non per questo mancherà l'interesse, soprattutto perché Oderzo, sfruttando gli impegni europei di Salerno, si è presa un pezzo di primato in classifica. Il calendario deve ancora ritrovare il proprio ordine, questo è vero, ma nel frattempo le sfide di sabato diventano centrali. Salerno, imbattuta dal 17 ottobre scorso, fa visita all'Ariosto Ferrara e guarda con interesse al duello tra Mechanic System e AC Lifestyle Erice. Partita tutt'altro che scontata, perché se le giallonere stanno bene e hanno esperienza in questo tipo di partite, è pur vero che le siciliane sono reduci da un sonoro 31-16 ai danni di Leno, affermazione in cui spicca il nome dell'argentina Ponce de Leon. Per lei sfida tutta d'oltreoceano con Arasai Duran, la mattatrice di questa Serie A Beretta. Non può permettersi altri passi falsi il Brixen sul Tirol, chiamato però a fare punti sul campo di una Cassano Magnago un po' indietro in graduatoria, ma sempre combattivo tra le mura amiche. Match salvezza in piena regola tra Nuoro e Cellini Padova. All'andata era finita con un pirotecnico pareggio 35-35. Per entrambe urge vincere, tenendo d'occhio nel contempo Cingoli e Leno, una contro Mestrino, l'altra contro le Guerriere Malo. Allora diamo uno sguardo alla classifica generale, al netto delle gare che ancora devono essere recuperate, gare di fondamentale importanza soprattutto per stabilire in maniera chiara e definitiva la griglia delle sei che parteciperanno alla Final Six di Coppa Italia. Possiamo dire che però, per quanto riguarda le prime quattro posizioni, i giochi sono fatti, Matteo. Sì, abbiamo una certezza. I giochi sono fatti lì, quindi ci sarà anche la... Perché Salerno chiude al primo posto per la differenza reti rispetto alla Mechanic System Oderzo, entrambe al primo posto dopo il girone d'andata, al terzo posto di un'incollatura il Brixen e quarto l'AC Lifestyle Handball Erice. Ricordiamo che queste considerazioni sono legate alla classifica al termine del girone di andata, certo, e alla certo. quale vanno aggiunti i recuperi. Ovviamente questa classifica fa fede fino a un certo punto, nel senso che questa è la classifica che comprende anche le partite del girone di ritorno che si sono disputate. E al tempo stesso, sì, l'abbiamo vista, la graduatoria... Cioè, è in ballo soltanto, in pratica, l'ultima posizione, esattamente, no? Cioè l'ultima posizione dove potrebbero rientrare Mestrino e Ferrara, una tra Mestrino e Ferrara, sempre sulla base dei recuperi. La base dei recuperi e relativamente alla classifica aggiornata, all'ultima giornata del giorno d'andata, mentre in sovraimpressione vedevamo la classifica attuale, quella che tiene conto anche delle gare disputate nel girone di ritorno. Insomma, un po' di confusione, ma legittimo. L'importante è che i recuperi vengano effettuati e che soprattutto l'attività continui. Che il campionato vada avanti, e in questo devo dire le società stanno andando in maniera serrata. Vediamo il prossimo turno allora. Grafica anche in questo caso per vedere quelle che sono le partite che ci aspettano, in modo particolare sfida molto delicata tra Oderzo e Erice, che è la gara probabilmente clou di questa 16ª giornata, trasferta a Ferrara per la IOMI Salerno. Per quanto riguarda il Bressanone c'è la sfida contro il Cassano Magnago, anche in questo caso in trasferta, occhi puntati però anche su quello che succede nella parte bassa della classifica, perché 70 reti avevano realizzato
Nuoro e Cellini Padova a campo invertito, si era giocato in Veneto, questa volta si giocherà un altro scontro salvezza molto importante in campo di, in casa di Nuoro. Pallottolieri alla mano dunque per la sfida tra Nuoro e Padova. Chiudiamo con i Fiji Hockey Awards, abbiamo la lista, no? La rosa dei candidati. I tecnici hanno votato e quindi hanno scelto per le quattro categorie complessive, anzi cinque categorie complessive, pardon, perché c'è anche dall'anno scorso anno quella dei miglior giocatore italiano, giocatrice italiana in assoluto, e quindi adesso abbiamo una lista di tre nomi per ogni categoria e adesso possiamo tocca ricordarli, così diamo la possibilità anche agli amici da casa, li stanno leggendo, è chiaro, in sovraimpressione, però insomma ci sono un po' di novità rispetto all'anno passato, ad esempio, sì, no? Sicuramente. Soliti noti, ma anche qualche new entry. Nel maschile, diciamo che tra gli italiani assoluti abbiamo i soliti noti, perché abbiamo Ebner e Parisini che si sono assolutamente confermati. Ovviamente poi bisognerà capire, c'è anche Dejan Turkovic, mentre per quanto riguarda al femminile, per esempio, l'anno scorso aveva vinto come miglior giocatrice italiana in assoluto Annika Niederwieser, che non è rientrata tra i primi tre. Ci sono Giada Babbo, è rientrata Ramona Manolovic, che è una grande, sì, novità del campionato. Che era tra le giovani. Che era tra le giovani e che tra l'altro è rientrata in tutta una serie di categorie, come anche Babbo, come anche la stessa Dalla Costa. Quindi sicuramente i tecnici si sono espressi. Pablo Marrocchi, per esempio, che non si era visto negli anni scorsi, e compare tra segno, i migliori italiani. È evidente che il campionato, ecco, sia al femminile che al maschile, il campionato, cioè i valori che emergono, esatto, nel campionato, poi sono, sì, quelli che vengono maggiormente premiati. Indubbiamente sì. E va detto in ultimo che ora tocca ai fan votare, quindi tocca ai fan decidere quali saranno gli effettivi vincitori. Una votazione al giorno a partire dal lunedì prossimo per tutte le categorie. Sarà possibile votare su Instagram, su Facebook e sul sito federale dalla mattina alle 10 fino alle 10 del giorno dopo, fino alle 9.59. Saremo puntualissimi nel chiudere le votazioni, perché poi attorno a questo, soprattutto quando ci sono gli appassionati, arrivano decine di migliaia di voti. Assolutamente sì, dunque votate, esprimete le vostre preferenze, noi saremo ben lieti di accogliere per poi proclamare, insomma, i Fiji Hockey Awards della stagione in corso. Grazie a Matteo Aldamonte, grazie Sabrina Alessio in redazione. Per quanto mi riguarda è tutto, appuntamento con Handball Mania settimana prossima, sempre stessa ora su Eleven Sport. Arrivederci.